Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Cacciatore di Pedali. Nella puntata di oggi analizzeremo tre delay, infatti la puntata sarà dedicata all'effetto eco. Tre delay completamente diversi. Uno, l'Earthquake Devices, un delay moderno, costoso, ma molto molto interessante. Un Memory Man del 78 che mi ha prestato un mio amico, quindi teniamolo d'occhio. Una cosa, nel video vedrete che il LED è sempre acceso, purtroppo è un difetto, non si può levare. E un piccolo flashback da TC Electronic, un delay più economico, ma che veramente regala delle soddisfazioni. Andiamo a sentire un po' come suonano questi tre pedali veramente diversi. Questo era Earthquake Devices in una modalità tipo delay reverse. Vediamo in un effetto più simile a un riverbero. Molto 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 bello, veramente un'infinità di suono. Andiamo a sentire il Memory Man. Ed infine il flashback. Molto bello anche il flashback. Io non saprei quale scegliere dei tre, sono tre delay che secondo me vanno ad accontentare i gusti del musicista, non sono tre delay da dire questo è meglio, questo è peggio, sono tre delay che funzionano bene nelle varie dinamiche in cui vanno a intervenire. L'Earthquake Devices secondo me è il delay veramente più moderno di tutti, con questo si possono sperimentare cose e forse dare anche qualche idea nuova un musicista.
Bene, ora andiamo a vedere come suonano i tre pedali con un po' di fuzz, con un po' di distorsione. Siamo al Memory Man. Ed infine il flashback. Ci fermiamo qua perché questi tre pedali sono tre pedali che volendo hanno un miliardo di combinazioni. Io ho voluto dare giusto un'idea delle tre tipologie di suono. Scrivete quale dei tre preferite e ditemi assolutamente la vostra impressione. Moderno contro vintage, analogico contro digitale. Ditemi la vostra, cacciatore di pedali.